Siamo con l'allenatore della Bovarinese, Maurizio Panarello. Mister, io soprattutto durante le prime fasi della radiocronaca ho detto che la Bovarinese stava occupando bene il campo, quindi insomma segno di una grande organizzazione. Dopodiché è venuto fuori cosa? Il maggiore tasso tecnico dell'Ogri, anche il fatto che la Bovarinese ha iniziato veramente a ridosso del campionato. Insomma, è una squadra che comunque lascia vedere buone possibilità di raggiungere l'obiettivo. Sì, avevamo preparato la partita, oggi avevamo anche cambiato modulo, avevamo messo tre dietro e cinque a centrocampo proprio per contrastarle, perché sapevamo che erano forti soprattutto sulle fasce. E penso che il primo tempo sia stata una partita tranquillissima, normale, ben giocata dalla Bovarinese. Poi loro erano rimasti in 10, no? La combiniamo sempre, non so, ma questa forse la giovane età, riusciamo sempre a combinarla, noi in 11, loro in 10, ci facciamo buttare fuori. Là, poi la partita è cambiata, perché loro hanno un tasso tecnico 10 volte superiore alla Bovarinese, non possiamo competere con l'Ocri. Però penso che abbiamo dimostrato, come domenica scorsa, che stiamo bene in campo. Poi è normale, come dici tu, questo è anche vero, siamo partiti, ricordiamoci che siamo partiti il 2-3 settembre, era 2 settembre 5 persone. È già un miracolo essere qui. 5 persone, è normale che al secondo tempo, l'hai visto anche tu, l'hanno visto tutti, anche col Sersale, purtroppo c'è un calo fisico, perché ancora non siamo in condizione, vogliamo almeno altri 15 giorni per entrare in condizione. Però penso che la squadra dimostra di poter stare in eccellenza, non siamo così cenerentola come ci dicevano tutti, non ci dicevano che facevamo 0 punti. Penso che stiamo benissimo in campo. Poi abbiamo fatto 5 partite in cui abbiamo incontrato l'Ocri, Sersale, Reggio Med e Scalea, li abbiamo incontrati tutti praticamente, abbiamo 6 punti, abbiamo più di un punto in media partita, perciò penso che abbiamo fatto più del nostro. È il classico fieno in cascina che torna a urlare sì, dopo. Sì, infatti quello che dicevo ai ragazzi, questo dicevo, però se tieni conto adesso penso che delle candidate rimane solo la Paolana, poi più o meno siamo tutti sullo stesso livello, perciò lo faremo. Poi la società mi ha anche promesso che da qua in avanti farà anche qualche altro aggiustamento, però ripeto, questo è quello che si paga a non partire a luglio. Al secondo tempo c'è un calo fisico, cercheremo di porre rimedio, però penso che la squadra fino adesso abbia dimostrato di potersela giocare con tutti. Siccome una delle domande era sul mercato e mi ha detto che interverrete, anche perché qualcuno pensa a Martino che era venuto e dovuto andare via per ragioni di lavoro, quindi serie, ecco, quando potremo vedere la vera Bovarinese, per non parlare più di questo ritardo accumulato, quanto tempo ci vuole? Io penso che almeno altri 20 giorni, 15-20 giorni, altre due partite sicuramente ci vorranno, però ricordiamoci anche che oltre a Martino che è andato via abbiamo perso Peppe Pivigella che si è fratturato il braccio, che è un giocatore in queste categorie fondamentali. Questo, ci siamo trovati, abbiamo fatto la squadra, in una settimana abbiamo perso Placanica, che oggi mancava anche Teti. Noi siamo una squadra con pochi over, tutti i ragazzini sono 99, 2000, 2001 e 2003, è un 2005 addirittura in maniera. Poi oggi mi sono venuto, mancavano Martino che è già due domeniche, Pepicella col braccio vero, in più venerdì si fa male anche Tete che è il difensore centrale titolare. Perciò devo dire, bravi ragazzi, quello non posso dire perché si vede che mettono l'anima in campo, però la differenza con il Logri c'è, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, non è che queste non sono le nostre partite. Certo, facevamo un punto oggi, sarebbe stato un miracolo, però non è queste le partite che noi dobbiamo giocare, lo sappiamo. Lo sapevamo prima di fare la partita. L'ultima domanda, la difficoltà del non allenarsi e giocare nello stesso campo, quanto rischia di incidere sul cammino della vostra squadra? Quello incide, perché noi tieni conto che ci alleniamo a bianco sul campo sul lungomare, che è un campo di calciotto, non è un campo a 11. Però ripeto, tu l'hai vista, l'avete notato, penso, la squadra non è che demerita, non gioca palla, come si diceva una volta quando giocavo io, palla fatto, la squadra cerca di giocare. Purtroppo, ripeto, lo sappiamo tutti, gli addetti ai lavori, che l'organizzazione è tutto, in tutti i campi dove ci sono sport di squadra, dove ci sono più di giocatori. Però, ripeto, noi ce la metteremo tutta. Sono fiducioso, vedendo la squadra in queste prime 5 partite, io rimango fiducioso. La società mi ha anche promesso che se deve intervenire sul mercato, interverrà, perciò
più di questo non so, devo ringraziare la squadra, la società, ripeto, un mese fa 5 di cui uno Castellanova aveva 55 anni e due, perciò abbiamo fatto i primi 15 giorni e le partite di Coppa Italia e con gli amatori, ha giocato mio figlio che fa il portiere, ha giocato avanti, due, uno di 55 anni, uno che fa il pasticcere e un altro che ha 44, trovarsi adesso a 6 punti dopo 5 partite, non dico aver giocato alla pari con Locri, ma forse un pallino giù, perciò questo è un grande merito che vedete ragazzi, speriamo di continuare così. Grazie mister. Prego, grazie a te.